Dopo il rapimento di Aldo Moro e le richieste proposte di scambio o comunque di trattative con i terroristi, concorso a decidere e a sostenere la linea del rifiuto, chiamata altrimenti la linea della fermezza, a difesa della legalità repubblicana e dello Stato democratico, e ciò nel pieno rispetto da parte mia di chi fu di differente avviso o lo è anche oggi. Feci quella scelta con profondo dolore per l'affetto che nutrivo per Aldo Moro e di cui egli mi aveva così da tempo fatto generoso dono. E fu per me una scelta tragica, perché feci questa scelta ben comprendendo come un movimento quale quello delle Brigate Rosse non poteva rispondere alla resistenza dello Stato che, portando il suo processo politico emblematicamente celebrato al tragico epilogo dell'esecuzione della sentenza contro l'imputato simbolo, secondo quella tragica rappresentazione esemplare proprio dei movimenti rivoluzionari che unisce con un forte filo rosso il terrorismo giacobino a quello marxista-leninista dell'epopea staliniana. Per questo io sono consapevole, drammaticamente so, che la mia scelta liberamente e dolorosamente fatta, anche in quanto ministro dell'Interno, responsabile delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri, sanguinosamente colpito al momento del rapimento, lealmente e fermamente sostenuta dal PC di Enrico Berlinguer e lealmente, sia pure con qualche differente titubanza, dalla DC di Benigno Zaccagnini, ha concorso sul piano dei fatti alla morte di Aldo Moro. Si trattò, insomma, per chi ne aveva il dovere di ufficio e di testimonianza, ed io ero tra questi, di dover scegliere tra lo Stato e le BR, tra la legalità repubblicana e democratica e la logica rivoluzionaria, e di conseguenza, per fatalità inesorabile, brutalmente tra lo Stato inteso come il portatore degli interessi generali e fondamentali della comunità e la vita di un uomo innocente, per di più per me di un amico. Credo che abbiamo il diritto al rispetto di tutti e soprattutto di chi, non avendo né per ufficio né volendolo fare per testimonianza, il dovere di scegliere, non ha allora scelto. Io mi sono assunto e ancora oggi mi assumo la responsabilità di ciò, e questa scelta di linea e questa assunzione di responsabilità ho pagato e pago nel mio cuore, nella mia coscienza e nel mio corpo, lasciando giudicare a Dio se fu responsabilità solo di fatto oppure politica e financo morale. Questa scelta, la puntigliosa e chiara da parte mia rivendicazione di questa tremenda responsabilità, mi viene fatta ciclicamente pagare anche in riferimento alla mia vita privata e alla mia modestia. Tristissima vicenda politica. 12 maggio 1998. Ci sono tanti momenti nella vita in cui sembra che ci manchi il coraggio di scegliere, di fare o essere quello che diciamo di volere. Siccome riteniamo il coraggio una caratteristica del carattere, abbiamo sempre pronto e disponibile il miglior alibi possibile. Quante volte abbiamo scaricato sul nostro carattere la colpa di ciò che avremmo voluto essere o fare e non ci siamo riusciti, la perdita delle persone con cui avremmo voluto passare la vita intera. Ma il ricorso a questa spiegazione per i nostri fallimenti non è un passaggio troppo veloce. Siamo sempre troppo veloci con i nostri pensieri e questa velocità ci rende superficiali. La parola superficialità è solo un modo elegante e non offensivo per dire non sincerità. Infatti, al di là delle colpe, il superficiale è soprattutto non sincero, cioè non vero. Se invece di sentirci giudicati e riuscissimo ad avere la libertà di lasciarci mettere in discussione, potremmo scoprire le chiavi sorprendenti dentro di noi. Vorrei cominciare a legare la mancanza di coraggio alla superficialità e quindi alla non sincerità, al non essere veri. Questo ci impedisce di continuare a cercare fuori di noi la soluzione, ma ci impone di guardarci dentro. Chissà se coraggio derivi da cor, agio, qualcosa che unisce il cuore con l'agire. Se solo non avessimo fretta e non leggessimo queste parole come una contrapposizione all'agire dell'intelletto, ci stiamo troppo abituando ad affermare che la razionalità è negatività e l'emotività è positiva. Abbiamo un cuore e una mente, non sarebbe ora di usarli tutti e due, ognuno per l'aiuto che può darci. Il mondo è stanco di chi ha cuore senza testa, come di chi ha testa senza cuore. Credo che ci sia una connessione tra non sincerità e coraggio. Quello che voglio dire potrebbe sembrare assurdo, ma ci voglio provare. Io credo che ogni uomo sia coraggioso e ancora credo che non sia possibile non essere coraggiosi. Quello che invece è possibile è essere non sinceri, non nel senso di una falsità colpevole, ma in quello di un'illusione che confonde tra ciò che non è vero con ciò che lo è.
A nessuno manca il coraggio, ma molti non hanno nel cuore ciò che apparentemente farebbe piacere avere. Non è un problema di coraggio, è un problema di cuore. La sincerità ci mette a nudo e questo ci fa un po' male, ma le cose che accadono sono solo quelle che abbiamo nel cuore, null'altro. L'uomo non agisce per le idee che ha in testa, ma per ciò che porta nel cuore. Poi la testa è compito di trovare e inventare strumenti e modi, strade e chiavi per rendere possibile il cammino. Se avviciniamo quelle persone che fanno scelte coraggiose, noi le guardiamo come se avessero avuto un coraggio incredibile. Loro hanno gli occhi delle persone che hanno fatto la cosa più naturale del mondo. Chi ha ragione? Hanno fatto una cosa naturale o compiuto un'impresa eroica? Noi le guardiamo con uno sguardo che dice: ma come hai fatto? Dove hai trovato il coraggio? Loro hanno uno sguardo che dice: è stato facile, non potendo non fare ciò che ho fatto. Dove avrei potuto trovare la forza per non scegliere quello che ho scelto? Dove avrebbe trovato Madre Teresa il coraggio di non essere quello che era nel cuore? Come avrebbe potuto fare Gandhi a non essere lui o Martin Luther King a essere razzista? È quello che abbiamo nel cuore che conta, non il carattere. Quando hai qualcosa nel cuore non hai scelta, così quando non ce l'hai, quando il cuore è di pietra, il cuore è vuoto, accade così in tutti i campi dell'umano. Chi lotta per la difesa della natura? Chi la guarda così tanto da farla penetrare nel cuore? Chi lotta per la pace? Chi l'ama così tanto che è più facile morire che vivere senza di essere? Chi si impegna per l'uomo? Chi lo porta nel cuore? Magnifico intervento, Nadia, incredibile, veramente molto molto bello e molto profondo, anche perché questo vuol dire che chi oltrepassa il ponte in realtà non fa nient'altro che smettere di vivere in bianco e nero e mostrare i suoi veri colori.
Like a rainbow. Come afferma Primo Levi nel suo libro, nel suo ultimo racconto, I sommersi salvati, quando va a parlare di quel gruppo di persone di cui ho parlato in quella puntata, quella lunga puntata dedicata al giorno della memoria, quando va a parlare del Sonderkommando, ovvero degli ebrei prigionieri dedicati alle camere a gas, ai forni crematori e alle fosse comuni, in quel libro Primo Levi racconta esattamente quello che succedeva. Però alla fine, dopo tutto questo racconto, quindi dopo aver descritto nei dettagli quali erano i loro compiti, come erano stati coinvolti dalle SS, quale rapporto di connivenza e di complicità le SS volevano somministrare loro, quello che volevano far credere loro, nonostante tutto questo, alla fine Primo Levi dice: loro rimangono in una zona grigia, quindi tra il bene e il male, tra il bianco e il nero. Questa zona grigia, questa zona indefinibile, questa zona coperta di fumo, di fuliggine, di cenere. Per cui il giudizio su di loro venga per sempre sospeso. Ecco, riguardo la storia che il vostro history teller questa sera vi racconterà, che è una storia dura, è una storia forte, per cui preparatevi. Anche in questo caso io chiedo che il giudizio venga sospeso per tutto quello che è successo. Capirete perché dico questo. Forse in nome del fatto che la vita umana, la vita in se stessa è preziosissima, e un momento di vita in più è il beneficio inestimabile che ognuno di noi possiede in ogni singolo istante. E forse per questo dovremmo essere grati fino alla fine dei nostri giorni. Però per quello che è successo, per quello che andrò a narrare, su queste persone, che il giudizio rimanga sospeso. Perché in realtà, quando succedono cose di questo genere, nessuno è mai da condannare. You can look at the menu, but you just